violenza in aula. Vessavano fisicamente e verbalmente i bambini di due classi di una scuola elementare nel Trapanese. Sospese per un anno dall'esercizio quattro maestre. Ad Augusta, invece, un dodicenne avrebbe colpito a pugni in faccia una coetanea, poiché grassa. Alta tensione, Palermo in fermento nelle prossime ore per le due manifestazioni estremiste di Forza Nuova e dei centri sociali con potere al popolo. Cambia la viabilità nel centro del capoluogo, prevista la presenza di oltre 250 uomini delle forze dell'ordine per scongiurare eventuali guerriglie. Manager in lizza, la regione ha dato l'ok, dunque si attende la pubblicazione del bando per ricoprire la carica di direttore generale nelle ASP siciliane. In corsa solo 38 siciliani per 18 posti disponibili in ASP e ospedali dell'isola, che avranno un mese di tempo per candidarsi. Obbligati a vincere, ora della verità per il Palermo di Bruno Tedino, impegnato alle 15 sul sintetico del Piola di Vercelli contro la Pro. Coronato accanto a Nestor Roschi in attacco, nel basket una palermitana da urlo già c'è, e l'Andros Basket vittoriosa nella prima gara delle Final Eight di Coppa Italia di A2 ad Alessandria. Gentili amici, buon sabato e ben ritrovati in un nuovo appuntamento con la nostra informazione da Lorenzo Anfuso e da tutta la nostra redazione. Erano i principali titoli di quest'oggi, edizione che apriamo con la cronaca violenze fisiche e psicologiche tra una scuola elementare nel Trapanese e una scuola media di Augusta. Quattro le maestre sospese dall'esercizio e dall'insegnamento per aver vessato i piccoli alunni, mentre nel Siracusano un giovanissimo avrebbe picchiato una compagna vittima da tempo di bullismo. Sentiamo. Insulti, minacce, percosse e vessazioni psicologiche erano all'ordine del giorno per i bambini che frequentavano due delle classi di una scuola elementare nel Trapanese. Con l'accusa di aver usato violenze fisiche e verbali contro i propri alunni, gli uomini della polizia di Trapani, su richiesta della locale procura, hanno interdetto per un anno dall'esercizio della professione, con un'ordinanza cautelare del GIP, quattro maestre. A dimostrare la condotta illecita delle donne, dopo tre mesi di indagini, delle microcamere piazzate dagli agenti della sezione reati contro la persona, dopo la denuncia di un'altra insegnante che avrebbe denunciato le violenze che si consumavano all'interno delle aule. Appurato il comportamento delle docenti, definito dal GIP sintomatico di una personalità prevaricatrice, incurante delle più elementari esigenze di bambini in tenerissima età, le quattro sono state accompagnate in questura per la notifica del provvedimento. Sempre all'interno del contesto scolastico, ad Augusta, in provincia di Siracusa, i carabinieri sarebbero intervenuti all'interno di una scuola media a seguito di un grave episodio di bullismo. Secondo la denuncia dei genitori di uno degli alunni, infatti, una ragazzina di 12 anni sarebbe stata vittima di minacce poiché è ritenuta grassa e in seguito colpita da un compagno di classe con dei pugni in faccia alla presenza di altri coetanei e dell'insegnante di sostegno che avrebbe poi avvisato la madre della giovane. A seguito delle lesioni, la dodicenne sarebbe stata accompagnata presso il vicino pronto soccorso. Identificate le parti coinvolte ed informata l'autorità giudiziaria competente, i militari hanno avviato all'istituto scolastico una serie di incontri con le varie classi al fine di trattare con gli studenti proprio lo specifico tema del bullismo. Due denunce: il sequestro di un impianto abusivo di distribuzione di carburante contenente 9.000 litri di gasolio è il risultato di un'operazione della Guardia di Finanza di Sant'Agata Militello, che ha riscontrato l'illecita commercializzazione di prodotto energetico. I responsabili rischiano una condanna da 1 a 5 anni di carcere, oltre alla multa non inferiore a 7.746 euro. Il valore complessivo dell'impianto e del gasolio sequestrati ammonta oltre 30.000 euro. L'impianto, sprovvisto di autorizzazione amministrativa e certificazione antincendio, rappresentava un potenziale pericolo di infiammabilità e scoppio. L'attività investigativa ha consentito di scoprire alcuni trasferimenti di prodotto che avvenivano soprattutto nei fine settimana e al di fuori dei circuiti ufficiali di distribuzione. Passiamo agli altri fatti di giornata. Uomini delle forze d'ordine pronti ad intervenire, viabilità cambiata, Palermo ad alta tensione, blindata oggi per le due manifestazioni estremiste di Forza Nuova e dei centri sociali insieme a Potere al Popolo, previste nel pomeriggio del centro del capoluogo. Arrivati in città anche alcuni gruppi di No Global.
Oltre 250 uomini delle forze dell'ordine pronti ad entrare in azione, modifiche alla viabilità e post su Facebook che invitano i cittadini ad evitare di transitare nel pomeriggio nel centro città. Una giornata ad alta tensione, quella prevista per oggi a Palermo, dove nelle prossime ore si terranno le due manifestazioni estremiste di Forza Nuova e dei centri sociali con potere al popolo. La barriera degli uomini del reparto mobile e del battaglione, messa in campo dalla questura, servirà per garantire sicurezza tra Piazza Verdi, dove si riuniranno gli antifascisti in un corteo alla volta di Piazza Pretoria, e Piazza Croci, punto di incontro per l'appuntamento con Roberto Fiore, leader del partito di estrema destra, dichiaratosi nei giorni scorsi vicino al fascismo. Quest'ultimo, insieme ai suoi, dovrebbe poi raggiungere proprio Piazza Verdi, dove appunto si teme avvenga lo scontro tra le due fazioni. Gruppi di No Global sarebbero inoltre arrivati in città da Spagna, Grecia, Francia e varie parti d'Italia. A tal proposito è stato disposto un piano B che prevede lo spostamento del comizio di Fiore all'interno di un hotel in zona. Impegnati anche gli agenti della Polizia Municipale, che per oggi hanno predisposto un piano ad hoc per il traffico, avviato già questa mattina, che comprende anche la sospensione del servizio di bike sharing. Fino alla mezzanotte, dunque, vietato l'accesso nelle vie comprese nel perimetro tra Piazza Francesco Crispi, via Pasquale Calvi, via Catania e via 20 Settembre. Dulcis in fundo, sempre nel pomeriggio, non lontano da Piazza Verdi, è prevista anche la presentazione del programma elettorale di Casa Pound. Tensioni che sono sfociate dalla scintilla causata dall'aggressione al segretario provinciale proprio di Forza Nuova Massimiliano Ursino martedì scorso. Ebbene, il GIP del Tribunale di Palermo ha convalidato il fermo di Giovanni Codraro e Carlo Mancuso, i due attivisti dei centri sociali accusati di questo pestaggio. I due militanti lasciano il carcere ma scatta la misura cautelare del divieto di dimora in provincia di Palermo con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria 3 volte la settimana. Il reato è stato infatti derubricato da tentato omicidio a lesioni aggravate. Codraro e Mancuso ieri si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. I due sono stati interrogati separatamente anche perché non possono avere contatti. Intanto Forza Nuova ha annunciato l'intenzione di costituirsi parte civile. Voltiamo pagina, parliamo di sanità, al via il bando per selezionare manager di ASPE ospedali siciliani, solo 18 i posti disponibili, 760 i candidati selezionati al momento dal Ministero della Salute, di cui 38 siciliani. Il bando ci sarà. A 2 settimane di distanza dalla pubblicazione dell'elenco nazionale degli idonei a ricoprire la carica di direttore generale nelle ASP siciliane, la regione ha dato l'ok. Il primo step è la creazione di una shortlist regionale, elaborata sulla base della lista dei 760 candidati selezionati dal Ministero della Salute. In corsa solo 38 siciliani per 18 posti disponibili in ASP e ospedali dell'isola. I candidati avranno un mese di tempo per presentare le domande, a partire dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Possono presentare istanza al Dipartimento della Pianificazione Strategica dell'Assessorato Regionale alla Salute solo coloro i quali sono già nell'albo nazionale. Per ogni azienda sanitaria, policlinica e ospedale, l'assessorato stilerà una rosa ristretta di nomi. Non ci sarà una graduatoria, passerà il test solo chi avrà raggiunto la soglia minima di punteggio. Chi ha già esperienza manageriale e ha gestito strutture più grandi, sia in termini di risorse umane sia in termini economici, avrà un punteggio maggiore. Non potrà essere nominato nella stessa azienda chi ha ricoperto per 2 volte il ruolo di direttore generale, esclusi anche i manager valutati negativamente dall'AGENAS, l'agenzia ministeriale, che giudica periodicamente il raggiungimento degli obiettivi assegnati dalla regione. Dei 18 manager attualmente in carica, in 4 sono automaticamente esclusi per via dell'età o perché non hanno superato la selezione nazionale. Tra questi Maurizio Aricò di Villa Sofia Cervello a Palermo, Giuseppe Iacono dell'ASP di Caltanissetta, Paolo Cantaro del Policlinico di Catania e Angelo Pellicano del Cannizzaro di Catania, perché in pensione. Hanno imparato le tecniche per la caseificazione osservando prima e sperimentando poi la lavorazione del formaggio, una 3 giorni intensiva alla quale hanno preso parte i migranti ospiti del CAS, il centro di accoglienza straordinaria di Buonagrazia, Giardinello, in provincia di Palermo. Il progetto realizzato su disposizione del Ministero dell'Interno e Prefettura attraverso l'Istituto Zooprofilattico di Palermo si pone l'obiettivo di formare giovani uomini e donne per il mondo del lavoro. Ai circa 20
20 ragazzi che hanno partecipato al corso è stato rilasciato un attestato di formazione spendibile nelle tante industrie casearie del comprensorio. La prefettura ha identificato 3 CAS in Sicilia. Dopo l'edizione pilota di Giardinello, gli stessi corsi saranno a breve avviati a Borgo Nuovo a Palermo e a Castelvetrano in provincia di Trapani. Apriamo la pagina dello spettacolo e degli appuntamenti. Torna stasera nella sua Palermo Davide Sciorti, l'artista palermitano che ha iniziato la sua carriera nel 2007 con i Combostas, che ha partecipato, lo ricorderete, all'edizione del 2015 di X Factor. Questa sera ai Candelai festeggerà un anno esatto dall'uscita del suo album di debutto straniero Tra amici e fan. Davide Sciorti sceglie Palermo per festeggiare un anno esatto dall'uscita del suo album di debutto dal titolo Straniero. Dopo più di 40 date che ha portato l'artista siciliano in giro per tutta Italia con lo Straniero Tour, Sciorti torna nel capoluogo per esibirsi tra amici e fan ai Candelai, noto locale della movida palermitana. Vivere in valigia e vedere così tante persone cantare le mie canzoni è un'emozione inspiegabile a parole, ha dichiarato l'artista. Torno a Palermo per un concerto tutto mio per la prima volta dopo 4 anni, e sia io che i ragazzi dello Straniero Band, senza i quali nulla di tutto questo sarebbe possibile, non vediamo l'ora di esibirci. Quello di Davide Sciorti è un ritorno sentitissimo a Palermo. L'artista muove i primi passi artistici proprio nel capoluogo siciliano, sua città natale, celebre la sua attività con i Combo Mastas. Assieme a loro nel 2007 esce con il singolo Utaghiamo Stupalloni, con la partecipazione del noto presentatore Sasà Salvaggio e Otello. Il pezzo, che ha conquistato il premio Videoclip 2008, affronta le tematiche del disagio e delle difficoltà che un ragazzo palermitano deve affrontare vivendo in alcuni quartieri del capoluogo siciliano, dove il degrado sociale e lo scarso senso della legalità fanno da padrone, sottolineando la prima minaccia inflitta e ricevuta da bambino e dunque la difficoltà di crescere in un quartiere dove sopravvivere è tutt'oggi la preoccupazione principale, ponendo l'accento sul senso di riscatto dalla mafia che coltiva il ragazzo una volta cresciuto. Nel 2010 Davide Sciorti si trasferisce a Londra per intraprendere un nuovo percorso musicale. La sua esperienza inglese lo porterà a sperimentare nuove sonorità che lo porterà nel 2015 a farsi apprezzare nella nona edizione di X Factor e che lo porterà nel 2017 dritto all'album di debutto dal titolo Straniero. Un sabato e domenica di degustazioni, musica e spettacoli torna all'appuntamento con la nostra rubrica settimanale Week Eventi. Il Choco Fest nel Belice è la quarta edizione della manifestazione. Si svolge a Gibellina fino a domenica. 3 giornate interamente dedicate alla degustazione del cioccolato di Modica e di altre aziende siciliane. Anche a Piedimonte Etneo torna per Cioccolatiamo, la grande festa dedicata al cioccolato, giunta alla quinta edizione. Fino a domenica 25 febbraio saranno allestiti gustosissimi stand dedicati al cioccolato nelle sue numerosissime varianti. Al Teatro Vittorio Emanuele a Messina è il musical La Regina di Ghiaccio, spettacolo ispirato alla Turandot di Giacomo Puccini con Lorella Cuccarini nel ruolo di Turandot e Pietro Pignatelli nel ruolo di Calaf. Stasera e domani al Cineteatro Colosseum lo spettacolo del mago Plip, La glassa non è acqua. Davide Tusa, il mago comico siciliano, unisce la magia del cabaret con battute e situazioni divertenti. Approda per la prima volta a Catania il grande salone italiano dedicato al mondo della creatività, Hobby Show, in programma Le Ciminiere, fino a domenica. La Fata Morgana, fantasia su un mito. Va in scena fino a domenica al Teatro Vittorio Emanuele di Messina. Il personaggio mitologico si fa voce di storie di donne vittime della mafia. Un concerto fuori programma è un appuntamento organizzato dagli Amici della Musica di Palermo, inquadrato negli eventi di Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018. L'appuntamento è per domenica alle 17.15 con il violinista Uto U. Lo sport sarà già una partita decisiva, quella di questo pomeriggio a Vercelli, dove il Palermo alle 15 affronterà la Proters, ultima in classifica. Tanti i dubbi di formazione per Bruno Tedino, coronato in attacco accanto a Nestorowski.
Vincere non è più un'opzione. Dopo una settimana di ritiro serrato, il Palermo di Bruno Tedino è pronto a scendere in campo oggi pomeriggio alle 15 per affrontare la Pro Vercelli in Piemonte. Sei giorni di dubbi di formazione, contraddistinti più dalle assenze e dalle condizioni fisiche non ottimali di molti che da reali chiavi tattiche per risollevare una squadra reduce non soltanto da 3 sconfitte consecutive, ma priva di un gioco vero e proprio. Perso alle esami in settimana per la lesione al polpaccio che lo terrà fuori un mese, Tedino non ha scelta se vorrà confermare il suo canonico 3-5-2. Rolando dovrà garantire corsa e freschezza sulla fascia sinistra, nonostante gli appena 74 minuti giocati dopo l'infortunio, che lo ha tenuto fuori 3 mesi. In porta ci sarà ancora Pomini, mentre l'altro nodo riguarda sempre il fronte sinistro dei Rosa, in particolare quello difensivo. Rajkovic, nonostante anche lui non sia al meglio, potrebbe ritrovare il suo posto sul centro sinistra della difesa 3. Davanti Coronado dovrebbe partire più avanzato in assistenza a Nestorowski. Difficile, anche se non impossibile, che Tedino stravolga tutto passando alla difesa 4, in quel caso pronto ad aggiungersi davanti uno tra Trajkovski e Lagumina. Rosa praticamente obbligati a vincere per non correre il rischio non solo di allontanarsi ulteriormente dalle prime 2 posizioni in classifica, distanti già 6 punti, ma anche di farsi scavalcare al 3° posto dal Bari di scena contro la Cenerentola Ternana. 15 precedenti totali tra Palermo e Pro Vercelli, attualmente 3° in classifica, 7 quelli disputati al Piola con bilancio di 3 successi dei piemontesi, 2 pareggi e 2 vittorie rosanero. L'ultima sfida è addirittura anteguerra, datata 10 dicembre 1939 in Serie B, con successo 4-3 della Pro. Il basket, grandissima affermazione palermitana nelle Final 8 di Coppa Italia di A2 di pallacanestro femminile per la Andros Basket Palermo di coach Santino Coppa, battuta a sorpresa la forte Costa Masnaga, guardate. Belle, sfacciate e incuranti della casacca di vittima sacrificale che in molti le avevano già troppo velocemente affibbiato alla vigilia. L'Andros Basket Palermo sciocca le Final 8 di Coppa Italia di A2 femminile di pallacanestro in svolgimento ad Alessandria, schiantando la quotata Costa Masnaga 83-73. Vera e propria impresa per la formazione allenata da coach Santino Coppa, profeta siciliano della palla a spicchi al femminile con un passato tricolore ed europeo a Priolo Gargallo. Trascinante prova dell'ala classe 89 Liliana Miccio, autrice di una gara super da 44 punti con un impressionante 10 su 15 da 3, 3 recuperi e anche 2 assist nei 40 minuti pieni nei quali è stata in campo. Maiuscola prova in generale per le palermitane, capaci di mettere in difficoltà le lombarde sin dall'avvio, con una difesa zone e un parziale iniziale spezzacaviglie di 14-0. Gestione per il resto della gara con Costa Masnaga che arriva a contatto solo nel terzo periodo, trovando però di fronte un Andros Basket ancora bravissima a non disunirsi e ricominciare a colpire in attacco. Eroiche anche Verona e Russo, entrambe con 12 punti a referto, oltre al fondamentale apporto sotto le planche della Preschiente con 8 punti e ben 13 rimbalzi. Poco tempo per festeggiare, dal momento che le palermitane torneranno sul parquet già oggi alle 16 per la semifinale contro la Tecmar Crema, in diretta streaming sul canale YouTube della Lega Basket Femminile. Siamo in chiusura, vi lasciamo al meteo, grazie per averci seguito, arrivederci. Un cordiale saluto da Alex Guarini di Trebi Meteo. Andiamo incontro ai giorni più freddi di questa stagione invernale con l'alta pressione estesa fin verso la Russia che richiamerà masse d'aria gelida in direzione dell'Italia. Ne conseguirà una fase di maltempo su tutta la nostra penisola. Ma diamo subito uno sguardo alle temperature che caleranno sensibilmente su tutto lo stivale. Guardate, questa domenica una massa d'aria gelida in arrivo dalla Russia si porterà gradualmente verso l'Italia, interessando in particolar modo le nostre regioni centro-settentrionali, e vediamo quindi tutti i dettagli relativi alla previsione per il nostro stivale, con nevicate che si spingeranno fino in pianura su gran parte del centro nord Italia, entro sera anche lungo le coste della Romagna, delle Marche e dell'Abruzzo, a fine giornata probabilmente anche sulle pianure laziali, piogge sparse altrove con nevicate fino a quote collinari. Con questo è tutto, aggiornamenti in tempo reale su trebimeteo.com.